Buongiorno a tutti, sono Francesco Improda e sono l'Head Mentor del Training Center GESEA dell'Università Federico II di Napoli. Il nostro centro è abilitato al rilascio delle certificazioni GESEA di primo e secondo livello dell'Academy Europea. Oggi vi guiderò alla scoperta degli esercizi che compongono la certificazione GESEA di secondo livello. Come per la certificazione di primo livello, abbiamo una parte laparoscopica, LAST, una parte di sutura, che si compone di 4 esercizi, SUT, e una parte isteroscopica, che si compone di 2 esercizi. Passiamo adesso agli esercizi di sutura previsti dal secondo livello della certificazione GESEA. La parte SUT 2 si compone di 4 esercizi differenti che andremo ad analizzare singolarmente. Per gli esercizi di sutura del secondo livello sarò aiutato dal dottor Luigi Della Corte. Il quarto esercizio di SUT 2 consiste nell'esecuzione corretta di un punto posteriore con una sequenza di annodamento bloccante. Lo scopo dell'esercizio è quello di passare un punto che vada dal puntino nero all'altro puntino nero, la direzione indifferente, e nell'annodare in maniera tale da riuscire a chiudere questo spazio triangolare. Iniziamo quindi con il caricamento del lago. Caricamento del lago che può essere eseguito in vari modi. Io preferisco montarlo come un punto posteriore. In realtà la scelta è libera. Adesso, gestendo il pad con l'altra mano, passo il punto all'interno del puntino. Ed esco a livello del puntino nero. L'esercizio può anche essere eseguito tranquillamente in due tempi. E può essere eseguito posizionando l'ago in qualsiasi posizione si voglia e anche modificando, però per una sola volta all'inizio dell'esercizio, la posizione dei portaghi. Qualcuno infatti preferisce eseguire questo esercizio utilizzando uno degli accessi centrali del portaghi invece che i due accessi laterali. A questo punto si passa, sempre con la solita regola del gladiatore, a eseguire un annodamento completo. Che è un po' più insidioso poiché gli angoli sono sfavorevoli dai due trocar laterali. Si scrocia il nodo, si approssima il tessuto stando attenti a non lacerarlo e si procede a questo punto all'esecuzione delle due sequenze bloccanti. Una e due. E l'esercizio termina.